Salve, mi chiamo Enzo Liguoro, provengo da un piccolo paese della provincia di Napoli. 10 anni fa, dopo il termine della mia attività professionale, ero un docente di geografia politica, come si usa dire, ho fatto i bagagli e sono partito per l'Africa, che avevo già visitato altre volte, e il mio desiderio era quello di costruire qualcosa che potesse essere utile alla popolazione, ai bisogni e alle sofferenze della gente. Fu così che utilizzai la mia liquidazione e costruii una prima casa famiglia dove ospitai 35 bambini orfani di padre e madre. Ora di questi ragazzi 6 sono all'università perché sono passati 6 anni. In seguito, con l'aiuto di amici prima di Napoli e poi di tutta Italia, ho fondato un'associazione che si chiama Mama Africa. Mama Africa ha anche una pagina su Facebook che conta 240.000 iscritti. Un bel successo per un'associazione che fa solidarietà. Non ci chiamiamo un'associazione di beneficenza perché il nostro scopo è restituire ai nostri fratelli quello che gli è stato tolto nei secoli. Quindi nel 2006, sfruttando questa mia liquidazione, sono partito per stabilirmi quasi definitivamente in Togo e ho scelto un villaggio poverissimo e sperduto dove ci si arriva con la piroga per realizzare questo primo progetto. Poi ne sono arrivati altri. È arrivato un ospedale, l'abbiamo costruito per i poveri, facciamo un'assistenza ai detenuti in un carcere vicino che mancano di ogni forma di aiuto. Ci interessiamo di ragazzi affetti da drepanocitosi, che è una malattia genetica molto diffusa nella zona. Mama Africa adesso è una realtà. Siamo conosciuti in Togo, ma soprattutto per i nostri volontari che vengono là a spese proprie e soprattutto è gente formata, caratterizzata dalla voglia di dare una mano e non per mettersi in mostra. Mi piacerebbe che un'equipe venisse a girare un video nelle realtà che abbiamo creato nel villaggio di Togoville. Ringrazio per la pazienza che avete avuto nell'ascoltarmi. Arrivederci.